Cari amici ascoltatori, in questo momento sono in collegamento telefonico con Vittorio Ezzetti, medico nonché responsabile scientifico dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, protagonista dei primi tentativi italiani della Costituzione Parte Civile bigenitorialità. Salve, dottor Ezzetti. Buongiorno a lei e a tutti gli amici in ascolto. Anzitutto le vorrei chiedere per spiegare ai nostri ascoltatori cosa significa, in cosa consiste la sua attività di costituzione parte civile e bigenitorialità. Vede, le convenzioni internazionali per il rispetto dei diritti dell'infanzia stabiliscono che ogni minore ha diritto ad avere rapporti significativi e continuativi con ambedue i genitori anche dopo la separazione dei medesimi. Il problema della separazione è molto avvertito nei paesi occidentali, l'Italia chiaramente non fa eccezione, visto che oramai almeno il 40% dei matrimoni esitano, finiscono in una separazione, in alcune zone d'Italia persino più del 70%. Purtroppo dopo la separazione dei genitori viene spesso leso, nonostante appunto le convenzioni internazionali e anche una legge italiana, il diritto dei bambini ad intrattenere dei rapporti costanti con i minori. Io personalmente in Italia sono stato il primo a mettere al centro, diciamo, dell'attenzione il diritto dei bambini, facendo costituire formalmente un bambino mio figlio in tribunale, in quanto veniva leso il suo diritto dall'altro genitore, il suo diritto ad avere rapporti con ambedue i genitori. Fino a quel momento il bambino era solo un oggetto della trasgressione di un provvedimento del giudice. Quindi lei sostanzialmente sta cercando di difendere il diritto del bambino di avere rapporti con entrambi i due genitori e non con una sola parte. Esatto. Anche se dobbiamo dire che la nostra cultura è una cultura ancora oggi improntata alla monogenitorialità. Io non so come sia in Iran, non so come sia in altri paesi, ma so e non trovo giusto, ad esempio, che in Italia sulle pagelle scolastiche in fondo ci sia scritto firma di un genitore e l'altro, specialmente se non coabita, se non vive col bambino, viene di fatto cancellato anche da questo aspetto. Il diritto ad avere due genitori anche dopo la separazione dei medesimi è dimostrato scientificamente, insomma, si traduce poi in un benessere, in un miglior sviluppo cognitivo e emotivo dei bambini. Purtroppo la cultura dell'Italia, che non corrisponde però alla cultura di tutta l'Europa, in questo senso è molto arretrata. I nostri tribunali, anche se formalmente applicano una legge dello Stato del 2006, che parla di rapporti significativi e continuativi con ambedue i genitori, poi nella pratica snatura completamente questa legge, assegnando tempi di coabitazione dell'80-90% con un genitore e del 10-20% con l'altro, quindi viene meno, viene leso il diritto dei bambini. Lei sostiene che questa questione in un certo senso influisce alla crisi della famiglia e a non risolvere questa crisi. In che modo? Ma guardi, tanto per dire, abbiamo 2 milioni e 400 mila genitori separati, figli di minori, abbiamo oltre 1 milione di minori, figli di coppie separate, è un problema che sta esplodendo in Italia. Il problema sta nel gestirlo, perché il danno per il minore non è tanto la separazione in sé, quanto poi le sue conseguenze. Come le dicevo, in Europa altri paesi che hanno tutto a che fare con la problematica della separazione, del divorzio, da molto più tempo di noi. Penso ai vicini francesi che hanno ininterrottamente l'istituto del divorzio dalla Rivoluzione francese, dal 1789, mentre noi italiani ce l'abbiamo solo da 40 anni, ecco, loro hanno imparato a governare meglio il problema. I dati sono drammatici, le conseguenze della separazione in Italia sono drammatiche. Abbiamo un morto ogni 2 giorni e mezzo per motivi legati alla separazione, alla custodia dei figli. Abbiamo 200.000 minori affetti da problematiche psicologiche o anche psichiatriche, legate al disagio di una cattiva gestione della separazione. Abbiamo oltre 1.000 morti all'anno in corso di separazione. L'Italia è
a torto conosciuta in tanti paesi, il problema della mafia, della camorra, dell'andrangheta, delle associazioni di criminalità organizzata. Ebbene, oggi come oggi uccide molto di più la crisi familiare, visto che queste tre forme di criminalità organizzata unite tutte assieme non producono neanche la metà dei morti che producono invece tanti singoli episodi legati alla separazione coniugale e legati da un filo conduttore comune. Lei parlava di un'attuale monogenitorialità, allora posso chiederle a favore di chi è questa monogenitorialità? Quale genitore è favorito? Guardi, la prendo alla larga e poi vado a stringere. Nella nostra società, la nostra società occidentale, la donna sta conquistando in Europa, sta conquistando spazi sempre maggiori, la sua emancipazione è sempre maggiore. L'Italia però in tutti questi paesi è un po' il fanalino di coda, nel senso che ha tassi di disoccupazione altissimi, tra i più alti in Europa, e nel senso che a parità di lavoro con un uomo di mansioni guadagna dal 12 al 17% in meno ed è sfavorita in tante situazioni della vita sociale e lavorativa. Ecco, nell'ambito invece della genitorialità sembra quasi che vi sia un fenomeno di compensazione totale, per cui di fatto vi è una sperequazione veramente incredibile in questo campo. I bambini vanno a vivere con la mamma nel 95% dei casi, e in qualche caso addirittura in qualche provincia italiana è successo addirittura che neanche un bambino in un anno solare venisse mandato a vivere col papà. E se pensiamo che poi in quelle medesime province comunque esistono madri con patologie psichiatriche, l'alcolismo, la schizofrenia, la psicosi, questo ci dà l'idea di un approccio molto ideologico e molto poco scientifico da parte della nostra magistratura. Ecco. Quindi i bambini normalmente vivono almeno fino ai 14 anni in modo quasi esclusivo con la madre, il padre molto spesso insomma viene cancellato. Si calcola, secondo l'Istat, un dato del 2008, che almeno 25.000 minori dopo la separazione dei genitori perdono contatti con uno dei due, quasi sempre questo è il padre. Paesi invece europei, sì, come la Svezia o la Francia, in cui la donna è più emancipata, hanno saputo ritagliare spazi migliori per la donna in campo sociale, in campo lavorativo, in campo politico, anche coinvolgendo i padri nella gestione dei figli. Noi in Italia abbiamo una politica che è completamente maschile, abbiamo un mondo dell'industria che è quasi completamente maschile, abbiamo un mondo della società che è quasi completamente maschile, la donna è confinata nella riserva indiana della maternità e di veramente molto spesso può fare quello che vuole. La donna invece che per qualunque motivo eccezionalmente si trovi a essere esautorata dal ruolo di madre fa una fine ancora peggiore dei padri separati, perché è considerata un po' la pecora nera del gregge. Conosco storie molto dolorose che hanno colpito delle mamme che sono state un po' spiazzate dal sistema in situazioni particolari. Questo indifferentemente dal genere sessuale del bambino? Sì, esattamente. Da questo punto di vista dobbiamo dire che i francesi ci superano di 2 secoli. Pensi che la legge napoleonica diceva fino a 7 anni tutti i bambini stiano con le mamme, a 7 anni tutti i maschi passino col padre. No, in Italia non è così. Questa è assolutamente la sua un'osservazione molto corretta per favorire l'identificazione sessuale, almeno a partire dai 6-7 anni, bisognerebbe proprio comunque facilitare un confronto e una convivenza col genitore del proprio sesso, invece questo non avviene, un approccio molto ideologico. Lei ha pubblicato un libro appunto con il titolo Nel nome dei fili. In questo libro lei parla di storie a cui ha fatto riferimento poco fa? Sicuramente, io ho raccolto nel corso degli anni tante storie, ho voluto montarle in una trama unica di fantasia, sono storie che vengono da varie parti d'Italia, cercando anche di fare in modo che non fossero solo storie prese così come singoli episodi, ma che dessero anche una spiegazione esemplificativa, paradigmatica, anche delle ragioni per cui possono succedere certe storie, certe situazioni che potrebbero apparire a uno straniero addirittura incomprensibili, incredibili, insomma, quasi una mille e una notte rovesciate.
invece sono storie semplicemente emblematiche di migliaia di altre casistiche uguali. E allora dopo, leggendo il libro, uno capisce come mai c'è questa profonda crisi sia familiare sia proprio anche di escalation, di violenza nell'ambito separativo. Da uno spaccato della società italiana molto inquietante, e forse anche per questo che a tutt'oggi nessuna grossa casa editrice ha voluto pubblicarla. Anzi, una grossa casa mi ha detto: il suo è un libro bellissimo, ma è troppo vero, è troppo scomodo. Senta, come l'ultima domanda le vorrei chiedere, la stessa situazione vale anche per i figli delle coppie miste? Beh, qui la situazione è assolutamente sì, anzi lì ci possono essere delle situazioni ancora più pesanti. Abbiamo il fenomeno delle sottrazioni internazionali, e questo è un problema che lo Stato italiano sicuramente non sta affrontando in modo debito. Questo riguarda coppie miste sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista etnico. Voglio dire che non è vero sempre che il male, tra virgolette, stia nei paesi a sud, perché abbiamo uno Stato in Europa che è la Polonia, in cui c'è un altissimo tasso di bambini che scompaiono, che provengono da altri paesi che scompaiono in quella nazione senza che nessuno riesca più a recuperarli, insomma, quindi non è vero che... Poi abbiamo il problema, sicuramente anche un problema di differenti culture religiose, questo rappresenta già di per sé un possibile motivo di attrito all'interno di un rapporto di coppia, ecco. Poi succede che molto spesso ogni nazione tende a tutelare il proprio, diciamo, il proprio connazionale, il genitore, il proprio connazionale. È un problema che si sta verificando in maniera sempre più frequente e con conseguenze sempre più gravi. Penso che lo Stato italiano dovrà comunque affrontare prima o poi in maniera organica questa situazione che sta minando alla base, in fondo, il nucleo fondante, secondo la nostra Costituzione, della società italiana, cioè la famiglia. Dottor Rezzetti, il tempo a mia disposizione è terminato. Io la ringrazio molto per aver partecipato in questa nostra intervista. Ringrazio voi.